giorni che torna alla cronaca la vicenda di Sissi, tutte queste cose che stanno venendo fuori ora, naturalmente io le avevo palesate all'inizio da quando è successa la disgrazia di Sissi, l'ho palesate alla Questura di Venezia. La Questura di Venezia ogni volta fa quello che pensa e ogni volta, diciamo, si indirizza su strade diverse. La sua tesi è sempre quella del suicidio. Ogni volta che qualcuno vuole parlare, addirittura invece di tutelare Sissi, sembra che qualunque persona si esponga a dire la realtà su questa vicenda, sembra che invece di essere in una maniera positiva diventa sempre negativa. La magistratura, non capisco per quale motivo, si indirizza sempre al suicidio, perché forse tutte le cose che dovrebbero venire fuori da questa vicenda non debbano venire. Non lo so. Io chiedo solo che venga fatta verità su quello che è successo a Sissi. E dall'inizio che bisognava andare sulla direzione comandante-direttrice. Invece queste persone hanno sempre detto che sono dalla parte di Sissi, mentre poi si rivelano persone all'opposto di tutto ciò. Non hanno mai palesato la verità di quello che è successo a Sissi. In primis la comandante dice sempre che c'ha delle cose nello stomaco, ma non ha mai detto niente. Anzi, nel momento in cui è stata chiamata a dire alcune cose, si è rivolta contro. E io non lo so per quale motivo. Che cosa Ma c'è perché si sotto? nasconde tutto Ma io questo? non lo so, io quello che mi chiedo pure io da genitore, da papà, non lo so per quale motivo devono nascondere quello che è successo a Sissi. A me Sissi mi aveva palesato quello che ho sempre detto nel periodo di agosto, per quello che lei aveva trovato in carcere, per quello che lei stava cercando di scoprire, che aveva scoperto, e mettendo tutto alla luce nelle mani della direttrice. La direttrice invece di premere Sissi, diciamo, si è rivolta contro con tutti i rapporti disciplinari. Non so per quale motivo lei abbia fatto sempre questo. Di queste due persone, che sono in primis quelle che devono rispondere di quello che è successo a Sissi, sia la direttrice che la comandante, come mai non hanno mai collaborato perché la verità venga fuori? Perché, visto che sono la prima, diciamo, è stata pure la comandante, che quella mattina ha comandato questo servizio a Sissi e ha svolto regolarmente. D'accordo. Per quale motivo iniziamo con le cose anomale? Sissi è andata da sola, cosa che non doveva andare, perché di solito si va sempre in due. Ma anche questo personaggio, visto che ormai per me è diventato un personaggio, che per un anno e mezzo mi ha sempre mostrato la faccia buona, mentre poi nel momento in cui doveva essere intervistato a dire delle cose giuste, che noi non abbiamo chiesto mai niente, di cercare di capire quello che è successo quella mattina, perché si è rivolta contro, per quale motivo, sia lei che la direttrice, non sono state mai dalla parte di trovare quello che è successo quella mattina, per quale motivo, visto che dalla sua bocca sono uscite sempre parole meravigliose che Sissi erano un agente modello, perché Sissi quello che faceva lo faceva col cuore e per il rispetto della sua divisa, cosa che non hanno mai fatto queste persone, perché indossano la divisa e dentro sono altre persone, hanno Si due facce. parla che all'interno del carcere c'era droga, c'era sesso. Di queste cose Sissi aveva palesato tutto. Un anno e mezzo fa circa, per queste vicende, è stato arrestato un dottore perché abusava delle detenute. Non lo diciamo noi, lo dice la cronaca, è stato arrestato un dottore per questo motivo, perché si abusa delle detenute. Ma noi non difendiamo e non puntiamo il dito contro nessuno, noi cerchiamo la verità. Voi volete solo giustizia per No, io Sissi. voglio la verità, poi la giustizia, voglio dire, chi deve mettere in atto quello che deve. Io voglio sapere quello che è successo a mia figlia, ho il diritto di saperlo. Che cosa è successo a Sissi? Sissi quella mattina è andata al lavoro. Perché iniziamo dai suoi colleghi, non hanno mai collaborato a cercare la verità, anche con uno spunto che, cioè, le telecamere purtroppo non si vedono. Io ho sempre chiesto che venivano, diciamo, riprese le telecamere dell'ospedale, visto che le uscite sono quelle, e si poteva cercare già subito le persone che erano già entrate. Addirittura la vergogna di questo Stato, io dico, delle persone, non di questo Stato, ma delle persone che stanno facendo queste indagini, non sappiamo neanche come si chiama, no io, ma la Questura di Venezia non sa neanche come si chiama, la persona che per prima ha visto Sissi, che è stata quella donna che vediamo nelle immagini che tornate indietro. Ora, se le indagini sono indirizzate così a casaccio e l'ascensore l'hanno pulito, non so per quale motivo hanno levato tutte le tracce che potevano essere delle cose dove si poteva prendere spunto di quello che è successo. Continuano a dire che se si è sparata e da tutte le anomalie non abbiamo tracce, non abbiamo riferimenti, mi dicono sempre che praticamente se si è suicidata. Si nascondono dietro questa frase di suicidio perché tutte le altre cose non devono venire fuori. Come Per mai lei la non era, Guindy, la team. per lei non è stato il suicidio. Assolutamente, come mai la Guindy e la team, come mai non hanno preso 8 ore di registrazione e tutti i dati del suo telefonino? Ogni volta che si chiedono dati, intanto passano mesi.
Ancora a tutt'oggi non abbiamo tutti i dati precisi al millesimo di quello che è successo su quel telefonino. Io non so che cosa è successo a Sissi. Io posso pensare quello che ho visto, come abbiamo visto sempre tutti. Naturalmente, quando la magistratura ha avuto tempo di mostrare quelle immagini a chi l'ha visto, perché noi apprendiamo sempre dai giornali. Questa è un'altra vergogna. Tutte queste notizie che stanno venendo fuori, non ci avvisa nessuno, solo i giornali. Dai giornali apprendiamo quello che noi dovremmo apprendere in primis, sia io che gli avvocati, ma più gli avvocati che io. Come mai tutte queste notizie vengono date ai giornali e mai tutti questi scontri, questi muri che sono stati creati con i miei avvocati? Io pensavo, che l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre chiesto, che c'era collaborazione con la magistratura e con chi ha seguito sempre le indagini. Perché questo non succede? Perché ancora continuano a gestire questa vicenda come se fosse sempre suicidio? Per quale motivo? Che cosa c'è sotto mia figlia? Che cosa aveva tirato fuori? Deva fastidio alle persone che praticamente c'erano dentro il carcere, fuori dal carcere, chi gestiva questi giri di droga? Io non lo so. Io lo chiedo al magistrato, a chi è che fa indagini? Perché non ci vogliono ascoltare?